Presidente Guasconi, si rinnova e si rafforza il rapporto tra Camera di Commercio e la scuola. Questo finalizzato a formare e introdurre i giovani nel mondo del lavoro. Sì, serve ovviamente per rispondere a un'esigenza importante, che è quella innanzitutto di una carenza di skill, di figure professionali che sempre di più vengono denunciate dal mondo economico, dal tessuto economico. E ovviamente il nostro ruolo è quello ovviamente di raccogliere queste indicazioni e soprattutto di mettere a disposizione appunto del mondo scolastico che da parte sua ha necessità di formare coerentemente con quelle che sono le domande le figure appunto delle professionali che vengono richieste in questo nostro mondo. Quindi è una collaborazione ormai che va avanti da molti anni, che ha anche affinato insomma le modalità con le quali appunto ci muoviamo e riusciamo in qualche modo a dare delle risposte importanti. Da parte nostra, da parte della Camera, c'è la volontà proprio anche di intervenire attraverso anche la messa a disposizione di risorse per l'inserimento ad esempio all'interno delle imprese di studenti degli ultimi anni, per già fargli prendere un contatto diretto con il mondo del lavoro in senso appunto reale, e dall'altra parte appunto di fare una formazione specifica, ripeto, coerente con quelle che sono appunto poi le richieste del mondo del lavoro. Quindi la scuola che naturalmente ha raccolto anche queste nostre indicazioni. Noi facciamo sondaggi, ma interviste dirette alle imprese, quindi abbiamo un dato reale per quelle che saranno e sono le domande che il mondo del lavoro ha e vuole avere come risposte attraverso il nostro programma Excelsior, che ormai trimestralmente raccoglie queste indicazioni, e quindi la scuola può tarare al meglio la formazione didattica, che ovviamente è alla base poi del successo, diciamo, di questa iniziativa. Dottor Cutolo, le imprese non trovano personale e i ragazzi usciti dalla scuola non trovano lavoro. Come si fa a matchare queste richieste? Si fa facendo collaborare gli enti che lavorano sui due aspetti, sui giovani e quello che lavora con le imprese, facendoli dialogare fra di loro come già stanno dialogando, e trasferendo questo dialogo dalle sale dove si firmano gli accordi alle istituzioni scolastiche da un lato e alle imprese dall'altro. Perché come ci vuole capacità delle istituzioni scolastiche di leggere i fabbisogni del territorio, dall'altro ci vuole capacità da parte delle imprese di fornire alle scuole e a chi fa orientamento quelle indicazioni sui fabbisogni specifici che le imprese stesse hanno. Se questo non viene comunicato, se questo passaggio di informazione non avviene, è evidente che la scuola rimane chiusa nel suo binario e le imprese continuano a lamentare questa difficoltà. Quindi le imprese devono trasferire verso le istituzioni scolastiche indicazioni, know-how specifico che le scuole attraverso i loro insegnanti possono raccogliere e poi trasferire nella pratica didattica per dare ai giovani un corretto orientamento. Ecco, proprio a tal proposito, a livello di orientamento, cosa sta cambiando nella scuola italiana? Sta cambiando l'attenzione nei confronti degli esiti in uscita dalle istituzioni scolastiche dei giovani. Sta cambiando l'approccio e il PNRR richiede uno sviluppo specifico di competenze che supportino la competitività delle nostre imprese. È evidente che anche la scuola deve fare la sua parte, perché queste risorse umane che entrano nelle imprese escono dal sistema di istruzione e di formazione. Quindi noi stiamo lavorando a livello ministeriale per una riforma dell'orientamento che si trasformi da una semplice presentazione di proposte ad un sistema integrato dove le scuole siano in grado, come dicevo prima, di leggere il territorio e di dare a quel territorio le competenze specifiche, dando ai ragazzi non più un'informazione generica, ma cominciando a indirizzarli verso quelle che sono poi i fabbisogni specifici di un territorio, perché altrimenti noi continuiamo a produrre, a creare diplomati magari in materie rispettabilissime nel settore economico-sociale e letterario, che però poi
pur essendo magari necessarie, non hanno quello specifico quid che consente a quel diplomato o a quel laureato di entrare poi nel mercato del lavoro. Quindi non vuol dire non andare a fare il liceo classico, va bene, o non iscriverti a economia e commercio, vuol dire nel momento in cui frequenti il liceo classico, anche il liceo classico deve avere la capacità di dare al giovane le competenze per orientarsi poi nella scelta successiva che lo indirizzi verso il mercato del lavoro, perché non dobbiamo dimenticarci che anche dopo la laurea si va a lavorare, non solo dopo il diploma.